Lo aveva annunciato in occasione della Giornata Mondiale delle Donne nella Scienza. Il Premier Mario Draghi oggi ha visitato i laboratori nazionali di fisica nucleare del Gran Sasso per ringraziare tutti i ricercatori, il motore dell'INFN. Il Premier è atterrato in elicottero al parcheggio Simoncelli alla base della funivia prima di visitare senza stampa al seguito i laboratori sotterranei. Una visita emozionante per il Premier. Poi l'incontro con stampa, autorità e ricercatori nella sala fermi dei laboratori esterni. Con lui il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, il direttore dei laboratori Ezio Privitani, il presidente dell'INFN Antonio Zoccoli. C'era anche il ministro Messa, che aveva partecipato prima all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università. È la terza volta che un premier incontra la comunità scientifica all'Aquila. Prima di lui c'erano stati Monti nel 2012 e Renzi nel 2016. Per il trentennale dei laboratori invece c'era stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel discorso del premier Draghi tanti temi su tutto il calo dei dottori di ricerca in Italia negli ultimi 10 anni. Ha sostenuto che il governo sta investendo molto sulla ricerca e sulle infrastrutture innovative, 7 miliardi per la ricerca dal PNRR. Bisogna puntare su chi è ai margini, ha detto, e cioè sulle donne. La pandemia ha rimesso al centro lo scienziato, ha detto Draghi, ma vanno colmati tanti ritardi nel nostro paese. È stata per me una grande, grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale. La mia visita di oggi è servita a capire meglio quale sia il contributo che il governo e le istituzioni possono dare al mondo della ricerca. Vogliamo sostenervi, vogliamo agevolare il vostro lavoro e ovviamente senza ingerenze, nel mio caso almeno, creare le condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. Il presidente dell'INFN Zoccoli ha ringraziato Draghi per aver fatto visita in un momento complicato per il paese, ha illustrato il ruolo dell'istituto che fa ricerca di base internazionale, evidenziando il ruolo sempre importante della formazione sui giovani e tutte le scoperte fatte, essenziale pure la dotazione di risorse del PNRR. La parola è andata anche al premio Nobel per la fisica 2021 Giorgio Parisi, che ha citato il governo che ha scelto di destinare risorse del PNRR per la ricerca, ma si è interrogato sul futuro, quando finiranno tali fondi. L'investimento scientifico più duraturo da fare nel capitale umano, ha detto Parisi. L'Italia ha sofferto di una grande emorragia di scienziati verso l'estero, ha detto. La ricerca per lui va finanziata infatti in maniera costante per attirare ricercatori. Questi laboratori, finiti a costruire negli anni '80, sono stati un investimento estremamente duraturo e fecondo, come sempre accade quando si investe in infrastrutture scientifiche di grande innovazione. È intervenuta anche Lucia Votano, che è stata direttrice dei laboratori e che ha ribadito il ruolo delle donne, ancora troppo poche, bisogna fare tanto di più per la ricerca, ha insistito.